L'uomo che cos'è? È un animale. E come tale non è fatto per trattenere emozioni, sentimenti. Se lo fa, il suo viso si deforma, diventa maledettamente comico, ridicolo. Avete presente quando tratteniamo le lacrime? Ci sono situazioni in cui piangere significherebbe mostrarsi deboli e noi non possiamo permettercelo. Bisogna dire che alle donne capita più spesso rispetto a noi uomini. Maschilista! Maschilista! Nel senso che le donne, essendo più sensibili dell'uomo, sono più portate statisticamente al pianto e... Maschilista! Maschilista, non è tanto così! Cosa succede quindi al nostro volto quando tratteniamo le lacrime? Innanzitutto assumiamo un andamento ondulatorio atto a far rientrare le lacrime, così. Il parlato subisce bruschi e improvvisi cali di tonalità con tanto di omissioni di intere sillabe ed una frase come "ma perché te la stai prendendo con me" diventa "prendendo con me". Gli occhi umidi ci mostrano che le lacrime stanno per arrivare. Ci aiutiamo con la bocca, con i denti, ma quando stiamo per scoppiare, la nostra faccia è questa. Quindi se dobbiamo piangere, facciamolo, perché l'uomo è un animale.